Ciao a tutti, oggi vi propongo una ricetta con la zucchina bianca. Ho proceduto lavando prima la zucchina sotto l'acqua corrente e poi l'ho pelata con un pela patate. Ho tagliato le estremità. E poi ho proceduto a tagliare la zucchina a fettine larghe circa mezzo centimetro. Ho disposto le fettine di zucchina su un vassoio e le ho cosparse di sale e le ho lasciate riposare per 30 minuti. Trascorso questo tempo ho versato dell'olio di semi di girasole, ma va bene con qualunque olio di semi o anche l'olio di oliva, su una padella e l'ho messa a scaldare. Come vedete, le fettine di zucchina hanno perso la loro acqua di vegetazione e quindi le ho messe a friggere nell'olio. Dorate da una parte, ho proceduto a rigirarle. Qui si sono dorate da ambo le parti e quindi le ho scolate su un foglio di carta assorbente. Infine, sempre nell'olio caldo, con fuoco spento, ho aggiunto dell'aglio tagliato a fettine sottili. L'ho fatto rosolare leggermente e poi l'ho aggiunto alla zucchina fritta in precedenza. Infine ho versato un filo di aceto di vino rosso o di vino bianco, questo secondo i gusti propri. E questo è tutto. Io vi saluto e vi rimando ad una nuova ricetta. Ciao!